È una delle pagine più intense, più belle della vita del Santo di Assisi, di Francesco. A un certo punto, tra le tante domande che a Francesco vengono poste, c'è anche questa: ma qual è la vera letizia? Qual è la vera gioia? Sentite la grande lezione, la vorrei chiamare la Lectio Magistralis di Francesco. Proviamo ad immaginare per un attimo questa risposta che è molto plastica, ci porta in alcuni ambienti. Ecco, io torno da Perugia e a notte profonda giungo qui ed è un inverno fangoso e così rigido che all'estremità della tonaca si formano dei ghiaccioli d'acqua congelata che mi percuotono continuamente le gambe fino a far uscire il sangue da siffatte ferite. E io tutto nel fango, nel freddo e nel ghiaccio giungo alla porta e dopo aver a lungo picchiato e chiamato viene un frate e chiede chi è. Io rispondo: frate Francesco. E quegli dice: vattene, non è ora decente questa. E poiché io insisto ancora, l'altro risponde: vattene, tu sei un semplice ed un idiota, qui non ci puoi venire ormai, noi siamo tanti e tali che non abbiamo bisogno di te. E io sempre resto davanti alla porta e dico: per amore di Dio, accoglietemi per questa notte. E quegli risponde: non lo farò. Vattene al luogo dei crociferi e chiedi là. Ebbene, se io avrò avuto pazienza e non mi sarò conturbato, io ti dico: qui è la vera letizia, qui è la vera virtù e la salvezza dell'anima. Cosa ci dice questo episodio? Il primo, che Francesco ha chiara qual è la gerarchia dei valori. Siamo chiamati ad aver chiari quali sono i valori nella vita, altrimenti ci ingarbugliamo, prendiamo fischi per fiaschetti. E i valori sono sempre esterni, ci guidano, come la nube di giorno e il fuoco di notte del popolo nel deserto. Il secondo, Francesco ci dice che la vita è fatta di difficoltà, che a volte la porta in faccia è possibile e sei chiamata ad affrontare tutte quelle porte in faccia che la vita ti consegnerà inevitabilmente. Tre, Francesco coglie tre grandi rifiuti. Il primo, legato alle regole, non è ora questa, è la logica dell'osservanza, in nome dell'osservanza esteriore, io non rispetto l'uomo, non ti accolgo. Francesco dice: non sono le regole, prima l'uomo. Secondo, andiamo in profondità, Francesco si sente dire: non abbiamo bisogno di te. È la freccia che arriva nel cuore della stima personale. Non c'è cosa più brutta che sentirsi escluso, sentirsi non utile per l'altro. Non abbiamo bisogno di te. Ed infine, per amor di Dio, cioè in nome dell'esperienza religiosa, io ti sbatto fuori. Ebbene, Francesco coglie un po' come a cerchi concentrici, fino ad arrivare dall'esterno al cuore stesso dell'esperienza della propria fede, il rifiuto, l'incoerenza. Francesco non si spaventa, dice: è importante che tutto questo non tocchi la mia vita, non tocchi il mio rapporto con Dio, io valgo perché so quel che sono, figlio di Dio. Bene, questa è la più grande, il più grande segreto della gioia, quel cuore nessuno lo può toccare.